buongiorno a tutti. Intanto ringrazio molto gli organizzatori di questa manifestazione per avermi invitato, è un onore essere qui. Grazie a voi per essere intervenuti così numerosi, anzi direi così numerose, visto il numero. Allora, io quando sono arrivato ieri, io vengo da Genova, quando sono arrivato ieri sono stato accompagnato a Monte Brandone, a fare un giro a Monte Brandone, in quei meravigliosi dintorni pieni di vigneti, di uliveti, eccetera. Mi sono guardato intorno e ho osservato quella terra e mi sono detto: questi prodotti meravigliosi, agricoli, che avete qua, vengono da questa terra. Se io prendo questi vigneti e li porto in Liguria, verranno fuori delle cose comunque diverse. Lo stesso se porto il mio basilico qua. E questo accade anche nei fenomeni sociali. C'è un contesto entro il quale i fenomeni sociali che voi incontrate in gran parte nei tribunali, nelle vicende che affrontate, sono create dal contesto che ci circonda. Il dottor Castellucci ha parlato di rappresentazione sociale della realtà, il ritratto dell'esterno, insieme di credenze, di valori. Ebbene, è all'interno di questo insieme che si formano alcuni fenomeni sociali, che sono così proprio perché c'è quel contesto. Com'è che si forma il contesto? Dalle nostre idee, dalla nostra educazione, dai nostri rapporti individuali, dai rapporti che abbiamo, dal confronto che abbiamo con gli altri, ma c'è un grande gigante che influenza le nostre credenze, i nostri valori, la nostra percezione del sociale, che sono i mezzi di comunicazione di massa. Ed è di questo che sono chiamato a darvi un quadro generale, per cercare di farvi, aiutarvi a inquadrare e darvi quantomeno una visione critica di ciò che incontrate ogni giorno, quando leggete i giornali, ma anche quando parlate con i vostri clienti, quando parlate con i giudici, che non sono immuni dalla narrazione generale che viene fatta, lo stesso gli psicologi, i consulenti tecnici di ufficio, sono tutte persone che vengono a contatto con l'informazione e che quindi si costituiscono una propria idea. Bene, per raccontarvi com'è questo terreno di coltura, devo darvi qualche informazione tecnica necessariamente, ossia come funzionano i media. Vi darò solo alcuni aspetti di massima. La regola con cui funziona un mezzo di comunicazione si chiama agenda setting, che in inglese si potrebbe tradurre come impostazione delle priorità, decisione su cosa è più importante e cosa no. L'agenda setting è costituita da vari elementi. Il primo lo potremmo rappresentare come un dilemma amletico, che è quello fondamentale. Allora, considerate che una redazione di un media di medie dimensioni, un giornale, un telegiornale, eccetera, riceve giornalmente in media dalle 10.000 alle 15.000 note stampa, quindi indicazioni di cose che sono accadute o che dovranno accadere, manifestazioni, incontri, eccetera, eccetera. E quindi si trova davanti a una scelta: un giornale ha delle pagine limitate, un telegiornale dura un tot, quindi daranno solo un po', solo alcune di quelle notizie che vengono scelte. Ed è qui il primo dilemma: dare o non dare la notizia. Ed è importante, è cruciale, perché tutte le notizie che vengono date sono fatti che noi pensiamo che esistano. Di contro, tutte le notizie che non vengono date riguardano notizie che per noi non esistono, fatti che non esistono. Quante guerre sappiamo che ci sono al mondo? In Siria, quella eterna tra israeliani e palestinesi, basta? Siamo davvero convinti che ci siano due guerre al mondo? No, sono quelle di cui si parla. Ce ne sono tantissime, decine purtroppo, solo che non se ne parla e noi rimuoviamo. Chi utilizza l'agenda setting sa benissimo che è così. Sa benissimo che se una notizia non viene data, l'utenza, cioè noi, il vissuto, il narrato comune, pensa che quella cosa non accada. Okay. Un secondo elemento fondamentale dell'agenda setting è la posizione. Ora, scusate, io non ho trovato altre immagini rappresentative della posizione che questa. Se qualcuno è sensibile, facciamo così. Così è più corretto. La posizione è fondamentale, è una banalità, ma una notizia data in prima pagina ovviamente salta per gli occhi. Nella posizione rientra anche la foto che uso, il carattere che uso, e chiaramente ha più effetto. O in un telegiornale, se viene data una come prima notizia, istintivamente siamo portati a pensare che è più importante di quelle lasciate all'ultimo nel telegiornale. Magari giriamo anche canale, non le vediamo neanche, ok? E questo è un po' l'elemento tipico di quando viene data una notizia non del tutto giusta,
e qualcuno chiede la rettifica. E di solito la rettifica è questa: in fondo al giornale un quadratino, il giornale può dire io la rettifica l'ho pubblicata, sono a posto, però intanto nella memoria del lettore o del telespettatore, quello che è, rimane la notizia, quella grossa, errata. Okay? Quindi la posizione di una notizia è anche questo parte dell'agenda setting e del modo con cui vengono gestite le informazioni. Poi c'è, ultimo ma non per importanza, questo signore qua, il giornalista. Allora, poniamo che un articolo si sia deciso di pubblicarlo, una notizia si è decisa di pubblicarla, quindi il primo passaggio l'abbiamo passato, appunto. Si decide di metterlo in prima pagina, anche se non è proprio in linea con la mia linea editoriale, ok. C'è un terzo modo che ho per aggiustarmi la cosa, ossia darlo in mano a un giornalista che racconta il fatto secondo un determinato punto di vista. Nelle scuole di giornalismo si insegna un mantra che i giornalisti, gli aspiranti giornalisti devono ripetere di notte, eccetera: i fatti separati dalle opinioni. È una balla totale, è impossibile, è naturalmente impossibile. Comunque, anche con una piccola sfumatura, questo accade anche a noi quando raccontiamo qualcosa che ci è successo, ci mettiamo del nostro, è inevitabile. E questo succede anche nell'informazione, inevitabilmente, per cui lo stesso fatto viene interpretato, viene letto in due modi diversi. È chiaro che un giornalista reclutato da Libero difficilmente potrà scrivere per l'Unità e viceversa, però vabbè, siamo tutti più o meno in vendita, quindi anche le opinioni, però in linea di massima io sono in grado di dare una notizia usando le parole in modo intelligente, come vedremo poi, come dire, con un punto di vista che modera o enfatizza determinate cose. Bene, questi sono gli strumenti con cui l'informazione si articola, o se vogliamo essere maliziosi, manipola l'informazione. Sono tre strumenti fondamentali. Però finora ho parlato di carta stampata, televisione, radio, quindi mezzi tradizionali. Oggi abbiamo internet. Ok, questa è a sinistra c'è la prima pagina del sito di Repubblica presa un po' di giorni fa, e quella di là, quindi quella alla vostra destra, è il fondo pagina. Quello che una volta era questo gesto, girare le pagine, adesso è questo, la rotellina che gira, che in inglese si chiama scroll. Quindi appena aperto quello, e qui l'agenda setting funziona comunque. Gli articoli che sono stati messi in prima pagina sono quelli considerati dalla redazione di Repubblica più importanti, i più meritevoli. Poi vedremo con che logica, ci arriviamo tra poco. Quelli in fondo sono quelli considerati meno importanti, legittimo, sono scelte legittime, e questa è l'agenda setting ai tempi di internet. Ma fino qua, fino a questo punto qua, siamo di fronte a delle scelte umane. Quindi è una redazione che si riunisce, parla, decide, eccetera. C'è un'altra agenda setting, il dottor Castellucci ha toccato in modo tangente questo argomento. Quando noi cerchiamo una notizia, ormai, di fatto, non andiamo a cercare un giornale, a meno che non siamo particolarmente affezionati. Cosa facciamo? Andiamo su Google, scriviamo una chiave di ricerca e i primi articoli che vengono fuori li guardiamo. Ok? Ed è questo. Questa qui è la rappresentazione grafica, molto semplificata, di un algoritmo, che è quello che sta dietro ai motori di ricerca. Ed è un'agenda setting automatizzata. Non ci sono scelte umane, c'è uno strumento di calcolo che nel momento in cui voi digitate la chiave di ricerca, fate cerca, cosa fa? Va a vedere tutta la cronologia di quello che voi avete navigato, che cosa postate nei vostri social, che tipo di conversazioni avete nelle vostre chat, le confronta con i trend topic, cioè le notizie più cercate. E dopodiché, dopo aver fatto tutto questo screen, non statemi a parlare di privacy, non esiste, dopo aver fatto tutto questo screening vi restituisce un elenco di notizie. Voi dite, ma che sta roba qua, in realtà la natura di questa, la natura primigenia di questa cosa vuole essere positiva, cioè io ti do esattamente una cosa personalizzata per te. Quindi se io scrivo, ultime dichiarazioni di Conte sul mio computer, avrò una lista di risultati che se lo fa lui sarà un po' diversa, anche solo nell'ordine, lo stesso se lo fa lei.
è personalizzata, quindi il movente di questo è buono. Il problema è che si presta a una serie di anomalie mica da poco, ok? E facciamo un esperimento, avrò bisogno del vostro aiuto, vediamo se riesce. Allora, questo è Google News, quindi è l'aggregatore di notizie di Google, di notizie pubblicate, ok? Allora, noi dobbiamo occuparci di relazioni di genere, rapporti di genere, padri, madri, uomini, donne. Allora, io mi do, qualcuno tenga il conto, 90 secondi, che sono tanti, sono un minuto e mezzo per fare una ricerca, per trovare una notizia dove una donna abbia fatto del male a un uomo, l'abbia picchiato, ucciso, violentato, molestato. Datemi voi qualche indicazione. Io adesso vado e vediamo se in 90 secondi riesco a trovare tre notizie diverse, eh? Escluso quelli sui minori, ovviamente, parliamo di adulti. Ok, proviamo un attimo, in 90 secondi, se avete delle chiavi di ricerca ditemelo. Secondi li abbiamo superati. Io ho cercato con una chiave di ricerca ben precisa, lui mi ha restituito il contrario. Chiaro che se poi vado nelle pagine dopo trovo qualcosa, seppellito nella Gazzetta di Voghera probabilmente lo trovo, ma io ho cercato una cosa, mi ha restituito il contrario. Ok? Questa è l'anomalia di un'agenda setting automatizzata che funziona come? C'è un circuito per cui vengono calcolati i trend topic, viene calcolato che cosa noi cerchiamo e quello diventa la fonte delle notizie. E noi ci abbeveriamo a quelle notizie, è un circuito, non si esce. E questo è il sistema di adesso. I giornali, le grandi redazioni comprano questi dati. La gente che cosa cerca? E io gli do quella notizia, data in quel modo. Ma i giornali non erano i cani da guardia della democrazia e della libertà. Io voglio che un giornale mi dica le cose che non voglio leggere, che non voglio sentire, che non mi piacciono. Basta che siano vere. Non mi devi dire quello che a me piace. E questo è il grande degrado della situazione in cui cade la rappresentazione di genere, la rappresentazione dei fatti di genere. Ora, io sto parlando a una platea essenzialmente femminile. Rischierò di far la fine di Strumia da adesso in poi, ma devo farlo, ok? Se parliamo di relazioni di genere e di media, con questi meccanismi che vi ho spiegato, ricadiamo in una cosa che si chiama doppio standard, banalmente due pesi, due misure. Se si parla di donna vittima, c'è un trattamento, se si tratta di uomo vittima, ce n'è un altro, se si tratta di donna accusata o colpevole, c'è un trattamento, uomo diverso. Un esempio. A Partinico, Sicilia, meravigliosa Sicilia, un professore viene scoperto di avere una relazione con una sua allieva di 15 anni. Qualche titolo. Partinico, prof tradito dalle chat, aveva una relazione con un'alunna.
Un docente domiciliare accusato di aver compiuto atti sessuali con una quindicenne. Gli inquirenti ha approfittato delle sue condizioni di fragilità psicologica. Il fatto, sesso con un'alunna quindicenne, arrestato un professore a Partinico ad incastrarlo le chat con la ragazza. Palermo, approcci sessuali con una studentessa quindicenne, arrestato professore. Partinico, squallida storia sentimentale sessuale, arrestato insegnante, così di pancia. Che sensazione avete di quest'uomo? Un laido, un zozzone. Perché avete questa sensazione? Perché le parole più frequenti sono sesso sessuale, che di per sé non sono negative, sono net, anzi sono belle forse, sono divertenti, però collegate con squallida, l'uso delle parole, incastrare, come se fosse un... e probabilmente ha comunque commesso un reato, per la legge italiana ha commesso un reato, incastrato, ok? Tradito, quindi è un manigoldo. Una settimana dopo a Bergamo si scopre che una professoressa ha avuto una relazione con un suo allievo di 13 anni. I titoli: sono la tua fidanzata, gli sms del tredicenne all'alunna. La professoressa di Bergamo è la storia con l'alunna delle medie: ti amo, sono la tua fidanzata. Gli sms della professoressa di Bergamo all'alunno 14enne: ti amo, sono la tua fidanzata. Ti amo, mi manchi. La prof 40enne è quella relazione con l'alunno di 13 anni. La cosa grave, scusate se mi permetto di sgridarvi, è che voi ridevate. Voi ridevate. Questa è discriminazione di genere. Ridevate forse per come ve lo appoggiate, diciamo così, era per sottolineare, mi raccomando, perché sono due reati, entrambi hanno commesso dei reati, su questo non ci piove, ok? Entrambi hanno avuto una storia, forse di sesso, forse di sentimenti, non si sa. In ogni caso, quello che ci viene comunicato è che uno è uno zozzone, l'altro è una persona romantica, una è donna, l'altra è. Poi, parlando degli avvocati, chiaramente dice no, non ci casco, ok? Ma la comunità dei lettori questo assorbe. Il doppio standard scatta in modo potente quando si parla di dati, e qua mi serve veramente la vostra professionalità. Questo è uscito luglio scorso, si vede piccolo, scusate perché volevo mettere proprio tutto il pezzo. Sole 24 ore, a firma Cristina D'Arold, dice: la violenza, le denunce e gli stupri in Italia, la statistica della paura, attenzione, quindi musica di terrore. Un po' di discorsi, poi c'è il primo grafico da cui poi nascono altri grafici che non ho messo, questo quello lì è il grafico di fonte, il grafico nascente, dove riporta i dati dei quattro diciamo reati più frequenti verso le donne, quindi atti persecutori, percosse, violenza sessuale e un'altra che adesso qui non vedo, e ovviamente sono tutti come dire tendenzialmente in crescita. Se si andava sul pallino si vedeva il numero assoluto dei casi. Ora, siete tutti legali, vado a vedere sopra, il titolo del grafico è persone denunciate, arrestate. Io non sono un giure esperito e un avvocato, ma mi viene da pensare che il numero di persone denunciate e arrestate non è un dato così significativo, tantomeno per utilizzarlo come giustificazione della statistica della paura. Dico bene o dico male? Voi che siete del mestiere, il numero di persone denunciate e arrestate. Sbaglio o chiunque sia denunciato e arrestato è innocente fino a prova contraria? È così? È ancora così? Ok, quindi questa statistica non mi vuol dire nulla. È un modo, agenda setting, per dare una sensazione, c'è un allarme in Italia. Io ho scritto alla giornalista, ci ho scritto sopra un articolo, si è arrabbiata molto di quello che ho scritto inevitabilmente, ho detto: Ciccia, manca questo. Se andiamo a vedere, i condannati sono meno della metà dei denunciati. Questa fa paura. Siamo 60 milioni in questo paese, 30 milioni donne e 30 milioni uomini. Il fatto che ci siano
1419 persone che hanno stuprato e probabilmente anche contemporaneamente perseguitato o picchiato una donna, francamente non mi fa paura, anzi mi inorgoglisce un pelo un po'. 30 milioni, incontrano 30 milioni, se questi sono i dati dei colpevoli, beh, tant'è che anche l'Unione Europea lo dice, statistica dell'Unione Europea, siamo uno dei paesi più sicuri per le donne, andate in Svezia, in Danimarca e vedrete che cosa capita, vedete i dati del nord Europa sono spaventosi, noi, oddio, possiamo, ma questi dati non c'erano, se noi questi dati li incrociassimo, e cosa che non fa nessuno, che ci vogliono dei soldi, soprattutto la verità farebbe male, con quanti di questi dati, quante di queste denunce sono state fatte in fase separativa, avremo un altro elemento molto importante, denunce strumentali, denunce false, 50% viene subito archiviata, 45% finisce in assoluzione. Quante di queste cause c'era una separazione in corso? Sarebbe molto interessante, non lo sapremo mai. Questo è il doppio standard, ma questa roba qua succede per colpa o per dolo? Cioè intendo, i media lo fanno distinto perché anche loro sono imbevuti di questa narrazione o c'è del calcolo dietro? Abbiamo detto che c'è del calcolo perché vedono che la gente vuole sentire queste notizie e quindi gliele dà. Ma c'è del dolo più profondo? Per scoprirlo sono dovuto andare in Spagna. Allora, la Spagna è in una condizione spaventosa da questo punto di vista, non so se lo sapete. Fin dai tempi di Zapatero c'è diverse leggi sulla violenza di genere. Oggi in Spagna una donna che accusa un uomo senza alcuna prova, né un referto, né niente, fa sì che l'uomo venga preso, messo in prigione per 48 ore, dopodiché viene prelevato, messo davanti al giudice che gli chiede: sei accusato di, dimostra che sei innocente, che è il ribaltamento totale di uno dei brocardi dello Stato di diritto. Questo è quello che succede in Spagna, potete immaginare, e leggi così se ne continuano a fare, ci sono dimostrazioni di cui non abbiamo notizia ovviamente, però succede questo. Ebbene, in Spagna è uscita una guida per il trattamento informativo della violenza di genere, sono il decalogo per i giornalisti, come dovete trattare le notizie sulla violenza di genere. Me lo sono fatto tradurre proprio per essere sicuro di... Allora, ho preso qualche punto di quei decaloghi. Usa violenza di genere per indicare quella esercitata da uomini contro le donne, quella generica violenza domestica. Cosa vuol dire? Che quella contro le donne io gli do una specificità diversa, la enfatizzo dedicando ad essa un termine specifico, ok? Quindi una sorta di privilegio comunicativo. Usa termini come violenza machista e femminicidio, mai termini come delitto passionale. Il delitto passionale contiene in sé un attenuante. Non si è tenuto, la rabbia, c'è qualcosa di umano. Nella violenza machista e nel femminicidio c'è un aspetto ideologico, io le ho fatto del male, io l'ho uccisa perché pensavo fosse inferiore a me. Quindi meglio affermare che ci sia un concetto ideologico da parte del maschio. La terza è bellissima, io l'ho fatta tradurre due volte per essere sicuro, dice: sì, imparziale, ma non essere neutrale nel trattare la violenza di genere. Gli altri due dicono sostanzialmente non considerare, quando dai le notizie, eventuali elementi di contesto. Quindi c'era quell'omicidio, quella violenza maturata in un contesto di tossicodipendenza, di povertà, di ignoranza, di conflitto portato avanti a lungo, non importa, riduci tutto all'osso del conflitto di genere. Quindi tra colpa e dolo, in Spagna funziona così, in Italia, se c'è un'informativa del genere non la espongono, in Spagna ormai la espongono, perché ormai lì il regime è arrivato a un livello che possono anche rendere pubbliche queste cose, le persone la acquisiscono come una cosa normale. Da noi non lo so, sto ancora investigando, vedremo. Detto questo, la domanda fondamentale è perché? Perché si... c'è questo doppio standard così pesante in Italia? Ci sarà un motivo? Allora io voglio provare a dirvi qual è la mia tesi, ovviamente poi si può discutere, che è una tesi fatta ricercando un po'. Allora, per cercare di trasmettervi la mia tesi, vi mostro una sequenza del sito del Corriere della Sera di qualche tempo fa,
ho fatto la foto alla pagina mano a mano che andavo giù con la rotellina, quindi esclusa la prima pagina, dopo la prima pagina ho detto vado giù e vediamo un po' che notizie ci sono, e le ho fotografate. Guardate un po' questa sequenza. Abbiamo duplice omicidio di Mestre, orrore senza fine, l'ultima violenza del prof killer sull'allieva. Dentro l'articolo c'erano delle descrizioni molto pesanti, molto dure. Vicino, Roma, 16enne scout aggredita per strada, coltella all'uomo che voleva violentarla. Sensazione immediata, te, così impari. Quindi reazione della donna. Sotto, foto notizia con video. C'è il nostro buon Rocco che si presenta a una giornalista a suo modo, mani al collo, bacio violento, molestie di Rocco Siffredi a giornalista. Sei una giornalista belloccia, dai confidenza a Rocco Siffredi, è il minimo che ti può capitare, ma non è quello il problema è non c'erano altre notizie più importanti, non mi sembra una roba da dedicargli, eppure c'è, perché attira. Giro pagina, vado giù. Il killer della dottoressa pedinava Esther da 4 anni, quindi sospetto di stalking su questa persona che poi ha ucciso la dottoressa. Verrà fuori successivamente che non era vero, non la pedinava, ma resta questa notizia, il Corriere poi non ha smentito in alcun modo. L'ha uccisa. Sì, era per aggiungere, oltre che omicida, era anche uno stalker. Però poi il risultato è che stalker, era solo omicida, non che fosse poco, per carità. Poi vicino, giusto per non sbagliare, le donne sentono più dolore, lo dice la scienza. Quando leggete lo dice la scienza o non ve lo dicono o lo vogliono tenere nascosto, 99 su 100 è una bufala. In ogni caso, aggiungiamo anche questo, le donne sentono più dolore. Vado giù. Jessica, la miss spregiata, torna tra i suoi leoni marini. Jessica Notaro, l'avrete sentita, una delle ragazze spregiata con l'acido. I suoi aggressori sono attualmente in carcere, lei è stata nominata Cavaliere della Repubblica, è in televisione. William Pezzullo, che ha vissuto la stessa cosa, è invalido, non può lavorare, è dimenticato da tutti, questo giusto per doppio standard. Comunque siamo qua, siamo a un punto della pagina web del Corriere dove uno si stufa e passa a qualcos'altro, non va sotto, a meno che non sia un impiegato del catasto annoiato, non va sotto. Io ci sono andato e finalmente Modena, donna uccide compagna coltellate, poi chiama la polizia. Tutti lo fanno, non c'è bisogno di metterlo nel titolo, o ci si uccide o si chiama la polizia, a meno che uno non sia un criminale incallito, queste sono le due cose che si fanno, però lo mettono nel titolo. Ed è una notizia Emilia Romagna, Corriere Emilia Romagna. Voi non l'avete vista questa? In Veneto non l'hanno vista, in Calabria non l'hanno vista, questa è regionale. Ma dato che non basta, quadratino che voi non leggete, io lo vedo, quel quadratino blu lo vedete sotto? No, ve lo leggo io. Genova, ucciso a coltellate dalla convivente, mi picchiava. Quindi sì, dare la notizia, ma probabilmente è vero, non lo sappiamo, non ho letto l'articolo. Ma dal punto di vista comunicativo, questa pagina del Corriere della Sera, questa lunga paginata, ha un doppio standard pesantissimo. E voi non ve ne siete accorti perché io vi portavo l'attenzione sugli articoli. Secondo me, in questa sequenza, c'è il perché esiste questo doppio standard così pesante. Vi faccio rivedere la pagina di Rocco e ve la lascio per 5 secondi. Vediamo se notate qualcosa di strano. Per aiutarvi vi mostro un'altra pagina, sempre del Corriere, presa in un altro giorno, dove si parla di scappa in auto e lo investe, quell'uomo mi perseguitava, e sotto le donne in Arabia Saudita che possono tornare a guidare, possono iniziare a guidare, possono prendere la patente. Ve li faccio vedere di nuovo, questa è quella di prima. Perfetto, allora vicino a queste notizie c'è sempre un publi redazionale che non è un articolo, è una pubblicità camuffata da articolo. Se andate dentro non vi dà una notizia, vi parla dei vestiti di chi è sta qua, vabbè, Rich Kids, non lo so. Qua uguale, due notizie di moda. Dite, è una fantasia di Stasi, ha preso queste pagine? No,
C'è una ricerca, si chiama Global Monitoring Project, che avviene ogni 5 anni, quindi dei grandi studiosi in tutti i continenti, Nord America, Centro America, eccetera, Europa, fanno un grande report, una grande statistica sulle notizie che vengono date proprio nell'ottica di genere, donne e uomini. Quante giornaliste, quanti giornalisti, gli utenti donne, gli utenti uomini, notizie che riguardano donne, notizie che riguardano gli uomini. Allora, vi faccio vedere il dato europeo, quello italiano non c'è perché vanno per continenti, però c'è anche l'Italia dentro. Dice, i trend topic che riguardano le donne al primissimo assoluto posto sono concorsi di bellezza, modelle, moda, cosmetica e chirurgia di bellezza. Queste sono le prime notizie che riguardano le donne, che vengono indirizzate alle donne in Europa. Seconda notizia, women's movement, quindi movimento femminile, attivismo, manifestazioni. A chi si rivolgono? Qui c'è l'elenco delle professioni delle donne a cui questo tipo di informazione si rivolge. Studenti, school child, la stessa cosa, studenti molto piccoli, homemaker, quindi casalinghe, lavoratrici sociali o della salute. Quarto posto, sex workers, lavoratrici del sesso, quindi prostitute, persone in pensione. Per trovare una professione ad alta specializzazione dobbiamo arrivare a metà della lista. Quindi come si legge questa cosa? Come la leggo io? Che attraverso l'attivazione di una mobilitazione ideale sulla difesa dei diritti delle donne, sulla violenza delle donne, vi si porta, ci si porta verso la moda, verso il consumo, verso la pubblicità. E gli obiettivi di questi sono bambini, bambine e donne, che nei manuali di marketing più recenti sono indicate come i soggetti a maggiore propensione al consumo. Quelli a minore propensione al consumo sono gli uomini e gli anziani. Quindi ti mobilito per portarti a guardare la pubblicità. Voi direte di nuovo, Stasi sta esagerando, può essere. Vi lascio solo con questo ultimo memento, come dire, un ultimo ricordo. Io vi chiedo qua, ci sono tantissime donne, quante di voi hanno dei figli? Tanti. Bene, vi do una brutta notizia. Chi ha figli invecchia prima, i bimbi costano alle mamme 11 anni di vita. Ragazzi, oh, l'avete voluto? È bello avere il bambino, però vabbè, non l'ha data Stasi, l'ha data il messaggero sta roba. Però l'informazione in media vi danno anche il metodo per recuperare questi 11 anni di vita. Attenzione bene. Grazie.